Mi pare che siamo arrivati praticamente alla resa dei conti per questo governo, per questa maggioranza di governo. E uno dei temi che provocheranno questa resa dei conti fatalmente è quello della giustizia. Questa maggioranza si è riunita intorno a un unico collante, quello di conquistare il potere e di accettare a scatola chiusa quello che Berlusconi proponeva. Berlusconi ha di fatto somministrato agli italiani una sorta di pillola, non so quanto stupefacente, ma che li ha fatti illudere che fosse possibile realizzare un sogno. In realtà non ha fatto altro col suo governo che approvare provvedimenti che andassero a vantaggio suo e dei suoi più stretti collaboratori ed amici. Può stupire che a questo disegno abbia partecipato e partecipi Alleanza Nazionale, visto che prima il Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale e poi Alleanza Nazionale sono i soggetti politici che più di altri hanno usufruito di quello che è accaduto dal 92 in poi con lo scoppio del tumore di Tangentopoli. E in realtà la destra italiana, chiamiamola così, era schierata direttamente e in maniera addirittura acritica con i magistrati, i cortei, i guanti bianchi con i quali si è sfilato in tutte le città d'Italia, indicavano una presa di posizione addirittura acritica nei confronti dei pubblici ministeri, perché in quel momento erano i pubblici ministeri. Improvvisamente, quando il frutto è stato conseguito, si è cambiato atteggiamento. Ora, mi pare che un popolo possa vivere anche con qualche privazione, ma non può essere privato della giustizia, e questa maggioranza sta minando in maniera definitiva la credibilità da parte dei cittadini nella giustizia. Ora, se il Presidente del Consiglio, se i suoi amici approvano leggi per spostare o per far naufragare un processo, perché un cittadino comune dovrebbe accettare di essere processato in un'aula giudiziaria e di fidarsi e di affidarsi quindi al giudizio dei magistrati? Ora, senza giustizia un popolo non può vivere, e la responsabilità storica, politica, culturale e morale di portare a queste conseguenze è una responsabilità che peserà non tanto su Forza Italia, che è un partito non degli avvocati, di avvocati, che è una cosa un po' diversa, ma peserà pesantemente sulla destra politica italiana, che non ha un atto di orgoglio, che ormai è diventata il partito dei sottosegretari, che prende schiaffi in faccia senza reagire, che si vede far confezionare a scatola chiusa le decisioni prese da Berlusconi senza alcun tipo di reazione. Bene, io credo che il problema della giustizia debba essere affrontato dotando la giustizia dei mezzi necessari perché i processi si svolgano e la pena sia certa, perché altrimenti tutto questo finisce per inclinare il giudizio e la fiducia dei cittadini nei confronti della giustizia. Questo è un elemento fondamentale, perché altrimenti si dirà sempre che i magistrati sono dei pelandroni, che fanno soltanto i processi che riguardano loro, il che in alcuni casi può essere addirittura vero, ma la vera riforma della giustizia, e basterebbe per questo guardare quanto è stanziato del bilancio dello Stato per la giustizia e per dotare
la giustizia degli strumenti adatti a fare i processi rapidi e a dare certezza nel diritto e del diritto, è assolutamente, sono assolutamente delle somme ridicole. Per questo credo che la destra andrà incontro a una pesante sconfitta, non soltanto elettorale e politica, ma una sconfitta morale che nell'economia poi della storia e dei giudizi storici pesa molto molto di più che una semplice sconfitta elettorale.